Fuor di dubbio che in Lamborghini credano molto in quello che oggi è il modello mattatore della produzione della casa di Sant'Agata bolognese, la Aventador. Da questa, infatti, hanno generato una variante ancora più potente. Nemmeno le altre lamentassero potenza insufficiente. Ed ecco la S da 740 cavalli, con un'inedita interpretazione del V12 aspirato di 6 litri e mezzo, 40 in più rispetto a quello che spinge la capostipite, con una velocità di punta autolimitata a 350 orari e un'accelerazione in 2 secondi e 9 da 0 a 100. Per toccare i 200 gliene servono appena 8 e 8 decimi, mentre ne bastano poco più di 24 per raggiungere i 300. In vendita a 345.000 euro, la nuova Aventador S propone gruppi sospensioni rivisti nelle geometrie e integrati da un sistema di gestione attiva aiutato nel mantenere la traiettoria anche dal retrotreno sterzante. Ulteriore finezza, non certo l'unica, e ce n'è un elenco lungo un braccio, la configurazione vettura, che aggiunge alle modalità strada, sport e corsa la quarta possibilità, la Ego, per una personalizzazione assoluta a gusto del pilota di motore, sterzo e assetto. Non poteva mancare, infine, uno spoiler posteriore a incidenza variabile che può assumere tre posizioni differenti in funzione della velocità, per un incremento della deportanza sull'assale anteriore del 130% e un aumento dell'efficienza generale del 50%.